prodotto tipico il cecenero di Cassano perché viene esclusivamente coltivato nella zona carsica della Murgia. È diverso sia nel colore sia nella forma. La forma ovviamente irregolare, una coltivazione molto rara. Rispetto al cecenero comune, è ricco 3 volte tanto di fibra. Questo legume viene principalmente coltivato a Cassano delle Murge, lo possiamo anche trovare nei paesi limitrofi. Il cecenero di Cassano principalmente viene utilizzato per le zuppe. Ovviamente col passare degli anni questa tradizione si sta un po' perdendo, anche perché necessita di una lunga preparazione. Parliamo di 18 ore di ammollo e 2 ore di cottura. Va assaggiato anche semplicemente con un filo di olio extravergine d'oliva e dei crostini di pane. Però in cucina ci sono svariati modi. Oggi nei ristoranti gourmet, nelle cucine un po' più creative, gli chef si possono sbizzarrire con piatti nuovi, ad esempio l'utilizzo e l'abbinamento di legumi con il pesce fresco. Oltre ad essere un presidio slow food, fa parte un po' della nostra tradizione, legata un po' al nostro territorio. In questo caso andremo a riproporre una crema di cece nero con dei crostini di pane e della cipolla in agrodolce. Va tutelato perché è un prodotto che ha delle caratteristiche differenti rispetto a un cece nero comune. Per questo motivo, bisogna divulgare questo prodotto nei ristoranti e soprattutto nella nuova generazione, utilizzandolo non solo nella cucina tradizionale, ma mi auguro anche in una cucina abbastanza contemporanea. Tipico della nostra zona, Palo del Colle, il tarallo. Il prodotto nostro si diversifica da altri perché principalmente viene lavorato a mano. Ci sono molti laboratori a conduzione familiare dove lo producono a livello artigianale. Possiamo raccontare un pochettino la storia del prodotto del tarallo. E nelle case dove prima si faceva il pane in casa, poteva capitare che avanzava piccolo pezzo di massa o si cercava di farlo avanzare. E la nonna praticamente ha creato questo, si racconta, ha creato questo prodotto e veniva scaldato nelle pentole a temperatura di bollitura nell'acqua e poi veniva immerso e poi veniva infornato. Infornato poi sprigionava aromi, colori e calore. Era una peculiarità che si aveva in casa. E apparecchiare una tavola con prodotti tipici esprime calore e allegria. Ti danno quel calore che non ti può dare una tavola apparecchiata con materiale sofisticato industriale. Una tavola apparecchiata con la mandorla di Turitto, con il tarallo di Palo del Colle, con prodotti che hanno una storia centenaria, rappresenta per noi una ricchezza da tutelare e da difendere. È come avere un muro a secco. È più bello vedere un muro a secco che un muro fatto di
tufi o cemento. Mula secco esprime storia o passaggi di carri, di agricoltori, di lavoro. Questo è, può essere il prodotto della conca barese. Gli ingredienti sono principalmente farina, farina prettamente italiana. Poi mettiamo in secondo ordine, ma non per questo, il signor Olio, sempre del nostro territorio, della conca barese. Noi lo chiamiamo signor Olio perché è l'oro della nostra terra. Poi il vino, sempre della nostra terra, farina, olio, vino, sale e acqua. Vengono amalgamati e lavorati con amore. Questa lavorazione viene fatta prettamente da donne che esprimono il loro sentimento nel lavoro di questo prodotto. La maggior parte dei taralefici che ci sono qui sulla zona lo lavorano totalmente a mano. Vengono fatti in diverse forme, il cosiddetto cerchietto, il pezzettino, viene chiamato picciuatite, oppure il nodino, classico nodino. Poi vengono fatti con aromi sempre naturali, anice, finocchiello, la cipolla, l'oliva, l'oliva nera, sempre del nostro territorio. Ci sono le nuove farine, il cereale, l'integrale, il camut, il carbone vegetale. Non si può mettere alla pari sullo scaffale di vendita al prodotto industriale. Sono loro che copiano il nostro prodotto, non che noi copiamo il loro. Allora, quello che dobbiamo fare è difendere prodotto e territorio. E cosa rappresenta per la comunità? La ricchezza, perché dà lavoro a intere famiglie. La cosa bella del prodotto del tarallo è che sono uno diverso dagli altri. Da un'azienda all'altra non c'è il migliore. Partono tutti sulla stessa linea. Vincono tutti sullo stesso traguardo. Portiamo il prodotto tradizionale a innovarsi. Continueremo ad andare avanti perché sappiamo che il nostro prodotto è prettamente di alta qualità. Prodotto è una tipicità quando è legato al territorio e questo dipende sostanzialmente da due fattori. Il primo è la materia prima, che di conseguenza anche lei è legata sia al suolo che al clima che la circonda. E il secondo invece è la metodologia di lavorazione che viene ripetuta negli anni, rendendo il tutto quasi una tradizione. Per questo è importantissimo salvaguardare il prodotto tipico. Io penso che per la comunità di riferimento sia una grande opportunità, perché il vino è un ambasciatore straordinario del territorio. Degustare un bicchiere di vino e conoscere l'etichetta, conoscere la denominazione, fa viaggiare con la mente, sino a cercare di arrivare nel posto in cui è prodotto. E io trovo tutto questo magico e velatamente poetico. Il vino lo definiamo un prodotto unico nel suo genere. Ricordiamo che il vino viene ottenuto dalla fermentazione alcolica delle uve, ma ci sono diversi prodotti simili al vino. Possiamo ricordare la birra, che è appunto una fermentazione alcolica derivante dal malto. Possiamo ricordare il sidro, che è una fermentazione alcolica derivante dalle mele. Possiamo ricordare persino il sakè, che è una fermentazione alcolica derivante dal riso. Il vino però si può dire, lo considererei più storico. Pindaro, che sin dal 500 a.C. scriveva: il vino eleva l'animo ed i pensieri e le inquietudini si allontanano dal cuore dell'uomo. I comuni che fanno parte del Gal Concabarese hanno una spiccata vocazione viticola. C'è Adelfia, Vitetto, Vinetto, Vitritto, Cassano delle Murge, Grumo Appula,
Palo del Colle, San Nicandro e Toritto. Infatti non è un caso che nei nostri areali ci sono diverse denominazioni d'origine. Due importanti pugliese come la DOC Castel del Monte e la DOC Moscato di Trani. È importante anche che sono le tre denominazioni d'origine controllata e garantita delle quattro pugliesi. Abbiamo la DOCG Bombino Nero, la DOCG Castel del Monte Nero di Troia Riserva e la DOCG Castel del Monte Rosso Riserva. Il vino non è più considerato un alimento come negli anni addietro, bensì una bevanda. Adesso il consumatore finale è sempre più attento alla qualità del prodotto, è sempre più esigente a tavola ed è persino aumentato il numero dei consumatori sporadici. Infatti, in base alla nostra esperienza lavorativa e guardando un po' le diverse sfaccettature del vino, oggi il vino è visto in diversi momenti della vita di una persona, quando per esempio pensiamo alle bollicine come un aperitivo o piuttosto come un passepartout per quelle feste estive sulla spiaggia come la sangria o anche un compagno sul divano vicino a un camino per i grandi vini da meditazione. Va tutelato perché io penso sia una grande ricchezza per il nostro territorio, non tanto per venderci al mondo, ma per farci conoscere, per far conoscere noi stessi cosa c'è realmente dietro questo bicchiere di vino. L'Italia poi è un paese straordinario in questo, basti pensare alla grandezza dei suoi vitigni, alla straordinaria ricchezza dei vitigni autoctoni, sino ad arrivare a quelli storici che negli anni si sono adattati nei diversi luoghi. Io penso che sia tutelando questa enocultura che saremo in grado di tramandarla negli anni e farci conoscere in tutto il mondo. Siamo nell'agro di Toritto, siamo in un giovane mandorleto e appunto la mandorla rappresenta per Toritto una tipicità. Questa tipicità è stata raggiunta negli anni grazie all'adattamento del mandorlo a quelle che sono le condizioni pedoclimatiche dell'ambiente murgiano. Infatti l'ambiente murgiano si caratterizza per un suolo abbastanza carsico. Anche l'apporto antropologico ha influito in quella che è la qualità della mandorla. Infatti i mandorleti per la gran maggioranza del territorio toritese vengono condotti in arido cultura con una tecnica anche di potatura abbastanza particolare e quelle che sono anche delle concimazioni sempre nel rispetto dell'ambiente, quindi rigorosamente in agricoltura biologica. Due sono le principali cultivar di mandorle coltivate, la prima è la Filippocea e poi abbiamo l'Antonio De Vito. La mandorla di Toritto trova diversi impieghi, principalmente trova il suo impiego in pasticceria, dove grazie alle sue qualità organolettiche viene apprezzata appunto per la sua dolcezza, la sua ricchezza di oli, la sua croccantezza. Ultimamente sta riscontrando anche interesse in ambito medico, infatti viene consigliato il consumo di circa 5 mandorle al giorno
e sta anche trovando riscontro nella cosmesi per quanto riguarda l'utilizzo di creme per il viso. Ha origine nel territorio di Toritto, dove appunto ha trovato il suo habitat naturale. Va tutelata per un discorso di riconoscimento a quello che è stato il lavoro dei nostri avi che hanno portato avanti da sempre appunto la mandorla. Tuttora entra largamente nelle economie familiari e sicuramente rappresenterà per le future generazioni un'economia molto ma molto importante. Quindi il messaggio che voglio lanciare è un messaggio che deve entrare un po' nel cuore di tutti i torittesi, che è quello appunto della salvaguardia della mandorla di Toritto, che ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà una potenzialità per il nostro territorio. Trova nell'olio extravergine d'oliva uno dei suoi punti di riferimento. Grazie alla varietà del terreno e del clima possiamo avere tante e diverse cultivar che danno al prodotto, quindi all'olio extravergine d'oliva, diverse caratteristiche organolettiche, quindi di sapore. In particolare nelle zone del comune del Galcon Cabarese abbiamo due cultivar, la Coratina e l'Olearola Barese. La Coratina è quell'oliva che dà all'olio un gusto piccante, dal sentore piccante, quindi molto deciso, intenso, che dà addirittura di carciofo, mentre l'Olearola Barese dà un sapore molto più delicato, con un retrogusto di mandorla. Ed è proprio l'insieme della Coratina e dell'Olearola Barese che dà un prodotto tipico, dal sapore piccante da un lato, ma dall'altra parte molto più delicato. La cultura dell'olio fa parte della tradizione della maggior parte delle famiglie dei comuni che interessano il Galcon Cabarese. Ed è proprio grazie alla ricchezza di prodotti che il nostro territorio offre che nasce l'esigenza di noi produttori di olio di fare appunto cultura dell'olio. L'olio extravergine quindi non è più da intendersi come semplice condimento, ma come un vero e proprio alimento da inserire in quella che è la dieta mediterranea. Ed è proprio qui che nasce l'idea di aprire una nuova idea di ristorazione, un oil bar o bar dell'olio. In questo oil bar si abbinano i diversi tipi di oli ai piatti della tradizione e non. Noi ci prefiggiamo l'obiettivo di sfatare tanti falsi miti sull'olio extravergine, tipo quello che la frittura in olio extravergine è poco digeribile. Basta semplicemente andare a scegliere l'olio extravergine più adatto. Infatti, se noi andiamo ad utilizzare per esempio un olio di Coratina, che è molto forte, andiamo ad uccidere quelli che sono i sapori delle cose che andiamo a friggere, mentre se utilizziamo l'olio di Olearola, che invece è molto più dolce, andiamo ad esaltare il sapore. Oppure semplicemente noi giochiamo con l'olio andando a far capire come i diversi tipi di oli possono cambiare il sapore di una stessa pietanza. Quindi per esempio su una semplice purea di fave, andando ad abbinare un olio più dolce si sentirà solamente il sapore della fava, mentre andando a mettere l'olio di Coratina, quindi più piccante, si esalterà il sapore della pietanza stessa.
L'olio extravergine è anche chiamato oro giallo per le sue innumerevoli proprietà. Quindi è una ricchezza che va tutelata, ma allo stesso tempo fatta conoscere a tutti. L'oliva termite di Bitetto rappresenta una tipicità nel mondo delle olive da mensa in quanto presenta delle particolari caratteristiche organolettiche quali il sapore, la fragranza, la polpa, la forma e soprattutto rappresenta una tipicità in quanto rappresenta per noi una cultivar autoctona, la cui presenza su questo territorio è certificata da antichi documenti, addirittura si trovano testimonianze nel codice diplomatico normanno di Alfonso Gallo del 1186. Questa oliva è particolare in quanto ha un sapore più forte rispetto per esempio alla Bella di Cerignola, un sapore più marcato, dal retrogusto leggermente amarognolo. Ma quello che caratterizza questa oliva rispetto alle altre olive è la sua polpa, una polpa consistente, pastosa, carnosa, che fa di questa unicità una grande eccellenza enogastronomica ed agroalimentare. È consumata in due modi. In salamoia serve e diventa ideale per tutti gli antipasti, gli aperitivi, come snack. Mentre se fritta in padella con l'olio e con i pomodorini diventa un ottimo accessorio sia per i primi che per i secondi. Questa varietà viene prodotta in un territorio che ha una dimensione più o meno di 50 km quadrati, all'interno del quale ricadono tutti e 9 i comuni del Gall Concabarese. E quindi all'interno di tutti i prodotti che costituiscono il paniere del Gall Concabarese, anche l'oliva termite dà un prezioso contributo per migliorare sotto il profilo della qualità l'offerta che viene fatta ai turisti sul nostro territorio. Cosa rappresenta questa cultivar per il nostro territorio? Rappresenta una parte della nostra identità, una parte storica, ma oggi può rappresentare una grande risorsa, una grande potenzialità per il nostro territorio, se solo riuscissimo a concentrare tutti insieme il prodotto per, tramite un consorzio, offrire unitariamente questo prodotto, sia dal punto di vista qualitativo, magari con dei processi produttivi già selezionati e determinati, e anche sotto il profilo quantitativo, in modo tale da poter anche trattare al meglio in favore dei produttori il prezzo di vendita. E poi questo prodotto costituisce quindi un'eccellenza enogastronomica favolosa per i nostri ristoratori. Quindi va tutelato per diversi motivi, per un fatto storico, per un fatto sociale, per un fatto culturale, perché può contribuire a realizzare la mission del Gall Concabarese, che è quella di creare una diversificazione andando a solleticare e a sostenere nuovi processi produttivi per creare dei nuovi sbocchi occupazionali per i nostri giovani, soprattutto laureati, che spesso e volentieri vanno su verso il nord e verso il nord Europa. E quindi diventa anche un elemento per abbattere la nostra migrazione verso altri territori. E poi, infine,
dopo aver analizzato l'aspetto storico, l'aspetto culturale, l'aspetto sociale, l'aspetto economico e finanziario, la pianta dell'oliva termite è una pianta che si presenta in maniera piuttosto scenica, ha una chioma folta, ha queste fronde costituite da tutte queste foglioline di un bel verde smeraldo, con un arbusto che si presenta robusto e che quindi rappresenta un elemento prezioso non soltanto da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista paesaggistico e ambientale per tutto il nostro meraviglioso territorio del Gal Concabarese. Regina rappresenta per il nostro paese una grande tipicità. Tipicità perché? Perché intanto dal punto di vista geografico possiamo dire che viene prodotto prevalentemente, se non esclusivamente, in questo territorio e quindi in agro di Adelfia. Oltre a queste caratteristiche poi abbiamo quelle organolettiche, che sono effettivamente delle caratteristiche importantissime per quanto riguarda il suo gusto, per quanto riguarda l'aroma. Ha un aroma, diciamo, che si avvicina un pochino anche al moscato. Il consumatore, soprattutto il consumatore italiano, preferisce questo tipo di uva, tant'è che le altre caratteristiche importanti dell'uva regina riguardano proprio la possibilità di conservarla molto bene e nello stesso tempo del trasporto. Quindi conservazione e trasporto sono altre caratteristiche che la differenziano anche dalle altre uve, quindi anche dalle altre varietà. Io come agronomo e i nostri produttori sono presidenti anche di una cooperativa irrigua di circa 130 soci che coltivano e producono questo tipo di uva, e vogliamo continuare a che questo prodotto diventi effettivamente una nicchia del nostro territorio. Prodotto di alta qualità e come tale ovviamente viene consumato esclusivamente allo stato fresco. In effetti con l'OCM ortofrutta è ormai da diversi anni che è vietata la sua vinificazione, se non la trasformazione in mosto o succhi d'uva. Quindi diciamo che l'utilizzo dell'uva è allo stato fresco soprattutto e forse esclusivamente nei mercati interni. Parliamo di Torino, Firenze, Milano in modo particolare, ma anche Verona, Bologna e così via. Che cosa rappresenta questo prodotto per questo paese? Perché ci teniamo? Ci teniamo perché ormai la riteniamo, i nostri produttori ritengono che l'uva regina rappresenta veramente una nicchia di mercato, perché non ce n'è molto e quindi ovviamente cerchiamo di conservare questo prodotto sano, di alta qualità, nel modo migliore, anche perché l'uva regina va benissimo in terreni fertili, come sono quelli ovviamente dell'agro di Adelfia. Che cosa rappresenta per il nostro paese? Per il nostro paese rappresenta due cose molto importanti. Uno, il livello occupazionale. Durante questo periodo si lavora continuamente in questi terreni, si inizia con la potatura e si finisce con la vendemmia, quindi diciamo che è un giro di boa continuo e che pertanto ci consente di avere un livello di occupazionalità molto alto. L'altra caratteristica importante è quello ovviamente economico. E qui ad Adelfia ormai non possiamo più fare a meno. Noi l'uva la produciamo da circa dal 1913-1916, quando l'uva regina proveniente dalla Siria ha preso piede enormemente in questo territorio.
Adelphia è uno dei paesi, diciamo, più importanti, è riconosciuto a tutti i livelli. La facoltà di agraria insieme all'istituto anche di viticoltura di Turi ci dà una grossa mano, insieme all'uva regina stanno venendo fuori altre varietà, però stiamo attenti, prima delle altre varietà noi cercheremo di continuare a coltivare e a produrre l'uva regina, perché siamo convinti che continuerà a darci ancora delle grandi soddisfazioni.